Siamo arrivati a... Kibombo. Ma io posso uscire? Sì, posso uscire, ok. E, ovviamente, come era ovvio pensare, è tutto chiuso, perché stanno facendo il rituale. La cerimonia di Akafubu inizierà presto. Chissà se avrà successo questa volta. Particolare che in questo gioco fanno anche i vari cicli giorno e notte in determinati punti del gioco. Vediamo sto evento, allora. Nell'ultima cerimonia il gioiello di Akafubu ha volteggiato nell'aria, ma la bocca del Greca Bomba non si è aperta. Io posso proseguire, posso fare... D'accordo, se nessuno di voi vuole farmi passare, dovrò cercarmi una via alternativa, immagino. Esatto. Mi sembrava strano che ti facesse andare in giro così tanto davanti all'entrata. Tac, ecco qua. E via. Si va a mancare di rispetto a sto rituale, saltellando in giro per tutte quante le decorazioni sacre di sto popolo. Allora, qua c'è anche il sacerdote gigante. Oh, avevo sentito di cerimonie del genere. Gli dei stranieri mi fanno paura. Eh? Benvenuti. No, 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 non mi serve, scusami. Ero venuto solo a... Ok, qua abbiamo di nuovo bisogno di questo. Ah, posso salire anche sul tetto delle case. Allora... Vandalismo. Non ho visto di nuovo perché avevo la B schiacciata. Porca miseria, basta, devo smettere di tenere premuto. Stanotte Akafubu diventerà il nuovo capo stregone di Kibombo. Voi pregate al profondo del vostro cuore per il mio successo. Sì, signore. Ate setto se bale. Ate setto se bale. Amba setto setto le. Sembra che la cerimonia stia iniziando. E lì vedo qualcuno. Non sono sicuro di cosa accadrà, ma è meglio sbrigarsi, Felix. Ehi là, Pierce. Chi siete voi? Cosa volete? Sembra che Pierce ci abbia già dimenticati. Già, abbiamo incontrato Pierce quando era in galera e non è che avesse tante visite. Un attimo, vi conosco. Siete forestieri venuti a trovarmi in prigione. Allora ti ricordi? Cosa ci fate in questo posto? Veramente lo vorremmo chiedere a te. Ci preoccupavamo per te, Pierce, così ti abbiamo seguito fin qui. Ed è per questo che siete venuti fin qui. Cosa vuoi dire? Siamo venuti per aiutarti, Pierce. Perché ti comporti così con noi? Fatemi capire, quando esattamente ho chiesto il vostro aiuto? Silenzio! Ora presenterò il gioiello al Gran Kagomba. Levitazione. Tum, 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 tum. Cacchio! Oh, Gran Kagomba, accetta questo umile dono! Shakabum! Per favore, Gran Kagomba, accetta questo gioiello! Guardate, il Kagomba ha notato la luce del gioiello! Perché, Gran Kagomba? Me ne frega un cazzo sto gioiello, vai via! Le vostre preghiere erano deboli, aprite il cuore al Gran Kagomba! Cantate e ballate per il Gran Kagomba finché le preghiere non lo raggiungeranno! Kagomba, Kagomba! Akafubu non è un capo stregone, è un adepto! Forse dovrò confrontarmi con lui per riavere la sfera, forse dovrò combattere! Ah, farò ciò che devo, ma riaverò indietro la sfera nera. È inutile, non possiamo raggiungere Akafubu da qui. Così non va, cosa facciamo? Non riusciremo ad arrivarci. Pierce è nei guai, non dovremo aiutarlo. Senti, giovanotto, forse se potessimo muovere questo palo riusciremo a raggiungere le spalle del Kagomba. Dobbiamo aiutare Pierce, giusto Felix? Allora facciamolo. Tac. Di nuovo, eccolo lì il gioiello. Nel mio vorrei tentare di usarlo. Ah, dannazione. Quella forza era psi energia. Lo sapevo. Avrei dovuto capirlo subito. Voi siete adepti. Allora significa che anche tu sei... Sì, il mio nome è Pierce e anche io sono un adepto. Ad essere onesti, tutti a Lemuria siamo adepti, non solo io. Cos'è Lemuria? Lemuria è un'isola che sta al centro del mare orientale. Un momento, hai detto Lemuria? Ho già sentito questo nome. Certo, da Lord Babi parlava spesso di Lemuria. Diceva che era così avanzata che riusciva a malapena a comprenderla. Hai ragione, la mia terra era ed è tutt'oggi ciò che dici. Chi ti ha parlato conosceva bene Lemuria. Ma se è così lontana, al centro dell'oceano, come mai tutti la conoscono?
non è facilmente raggiungibile. Noi lemuriani la lasciamo di rado. Non riesco a capire come qualcuno possa sapere qualcosa su di noi. Tranne che... un momento. Babi, questo nome non mi è nuovo. Certo, tutti conoscono Lord Babi, il reggente di Tolby. Non ho mai sentito parlare di Tolby, è la prima volta che lascio Lemuria. Pierce, ci vuoi prendere in giro? Non essere sciocca, cosa ci guadagnerei? Sono serio. Pierce non ci inganna, Jenna, puoi fidarti di lui. Grazie per la fiducia, osaggio. Ah, ti prego, chiamami Kraden, Pierce di Lemuria. E poi sono io che dovrei ringraziarti. Sembri confuso, Felix. Forse ti stai chiedendo di cosa parlo. In realtà no, perché così hai scoperto l'esistenza di Lemuria. Oh, bene. Allora non c'è bisogno che ti spieghi. Ehi, solo perché mio fratello sa di cosa parli non significa che anche noi lo sappiamo, dici? Se ciò che mi disse Babi è vero, Lemuria è ciò che rimane di una civiltà che fu grande. Il vostro amico ha ragione. La ragione per cui fui mandato a Vale ha a che fare con la mia incapacità di trovare Lemuria. Non capisco. Cosa c'era a Vale che aveva a che fare con Lemuria? Babi credeva che solo a Lemuria il potere dell'alchimia rimanesse illimitato. Lord Babi voleva trovare Lemuria e la sua alchimia, ma non trovammo la città perduta. E poiché non trovammo Lemuria, Lord Babi mi mandò a scoprire i segreti stessi dell'alchimia. Ah sì, Babi. Se non sbaglio, un uomo di nome Babi venne a Lemuria molto tempo fa. Rubò una delle nostre navi e fuggì da lì. Ma scusami, ci ha detto che gliel'hanno data? Sì, deve essere proprio lo stesso Lord Babi che ora guida la nostra gente di Tolby. Sono ancora più confusa, mi fa male la testa. Voglio dire, se Babi rubò una delle navi di Lemuria, perché ora vorrebbe ritrovarla? Non mi aspetto che tu capisca, cara. Le ragioni di Lord Babi sono... complesse. Ma se ha già trovato Lemuria una volta, perché ora non ci torna? Una volta lasciata Lemuria, ritrovarla è difficile, anche se sai dove cercare. E perché? Le acque intorno a Lemuria sono sempre avvolte dalla nebbia, difficilissime da navigare. Mi ricordo che Lord Babi disse qualcosa del genere. Anche se si trova Lemuria, superare la nebbia è comunque difficile. Non capisco, perché non si salpa dritti verso di essa? Le correnti oceaniche intorno a Lemuria sono forti e traditrici. Solo chi naviga con la nave di Lemuria può arrivare sano e salvo. Ma Babi vi rubò una nave lemuriana, quindi può farcela. L'hai detto tu stesso che hai fuggito dall'isola con essa. Sfortunatamente Babi era l'unico che sapeva come usarla. Le nostre navi possono essere condotte solo da adepti. Questa è la ragione per cui devo riprendere la mia sfera, per guidare la nave. Dovrebbe esserci qualcosa più avanti sulla via. Andiamo. Un momento, Pierce. Vogliamo aiutarti a riprendere la sfera. Volete aiutarmi, Kraden? Ci sono molte ragioni per farlo. Una è che voglio vedere Lemuria. Se me lo permetti, vorrei vedere Lemuria. Se lo vuoi per Babi, allora non posso permettertelo. Cosa? Perché no? Babi è un ladro, non è amato a Lemuria. E anche per Babi, ma c'è di più. Voglio andare a Lemuria per scoprire il vero potere dell'alchimia. Aiutiamo Pierce perché ci porti a Lemuria. Sei d'accordo, Felix? Sì, splendido. Apprezzo la vostra offerta, ma... Capisco, Pierce. Non sai se potrei portarci a Lemuria, giusto? Non possiamo discuterne dopo. Certo, certo. Per ora recuperiamo la sfera di Pierce. Pam 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 pam. Vorrei vedere... se possiamo già uscire con Pierce dal villaggio. Tra l'altro, Pierce... Ah, ora che è entrato Pierce hanno... misto tutti quanti i digin che avevamo. Perché lei ne aveva 4, lui ne ha 2, quindi si è preso questo qua di vento. Se te lo attivo, diventi un eremita, impari impatto plasma ed altre cose, ma diventi Kibrina e tutto il resto. Quindi per il momento direi di no. Se noi facciamo così, lui diventa un corsaro, noi diventiamo illusionista. Il che non ci porterebbe nessun beneficio se non la velocità. Dunque, Pierce, sei già pronto a ricevere un regalo? Beccati la lama solare che non puoi utilizzare. D'accordo, o forse però è solo momentaneo. Aspetta. No, Pierce non usa le lame solari. Ah, fuck. Vabbè, abbiamo l'ascia. Tieni. Ero convintissimo che anche Pierce l'avrebbe fatto. Allora, da una parte va bene così. Nel senso, così non rompiamo troppo il gioco. Abbiamo solo un personaggio che fa... una sbrega di danno e non rompiamo più del dovuto il gioco. D'altra parte, vabbè. Allora, se possiamo, io tornerei un attimo indietro.
Ok, no, non ce lo permette. Scusami, Pierce. Eccomi qua, scusami. Siete venuti ad aiutarmi a riprendere la sfera, grazie. Scusami, volevo provare ad andare a prendere il Digin dove siamo passati prima, ma giustamente prima dobbiamo aiutarlo. Allora, credo che dobbiamo usare la nostra vecchia amica pala. Qui c'è una scala, qui c'è una freccia. Tutte le frecce conducono lì, però non mi dicono per cosa. Vabbè, proviamo a scendere intanto. Statua Gagomba. Vabbè, almeno possiamo vedere che cosa fa l'ascia, se Pierce riesce ad attaccare. Tu cosa sei? Un falso profeta, d'accordo. Allora, Megiddo! Non sono d'accordo sul fatto che noi andiamo prima degli altri. D'altra parte, vabbè, non ci possiamo fare molto, immagino. Giusto per curiosità, se io ti do tutti quelli di vento, tu cosa diventi? Diventi un anziano, partendo da eremita con plasma, impatto e costrizione e nient'altro per il momento. Come anziano aumenti solo le statistiche. Vabbè, meglio che nulla, no? Più che altro Jenna, che con uno di acqua mi sa che non ci fa molto. Beh, sarebbe una furfante. Meteor colpo non è male. Beh, oddio, tutto tuo, Jenna. Beh, direi che un bel mischiotto di abilità, dai. Madonna, Jenna con meteor colpo. Ci ho appena ragionato. Come Garrett, curiosità mia. Vediamo Jenna quanto fa con un meteor colpo. Tu parati un attimo e tu attacca. Ah, se ho sperato facesse l'attacco. 112. Degna di Garrett, eh? Degna di Garrett qui. Posso passare? Sì, posso passare, ovviamente, perfetto. Ok, dentro la statua Gagombo. Dunque, piccolo labirinto. Di qua c'è una cesta che credo sia un Mimic. Non che la cosa mi sorprenda. Allora, attacco. Meteor colpo. Attacca e attacca. Tornado! Ma perché non fai l'attacco, maledetto Pierce? Ah... Vabbè, in realtà avendo cambiato tutti i Digin, sono contento che siamo ritornati ad attaccare per ultimi, in realtà, eh. Ma perché non fai l'attacco con la cacchio di ascia, maledetto? Voglio vedere com'è. Megiddo! Noce dura. Di lì c'è un'altra cesta che credo, esatto, di dover fare il giro lungo. Niente, Pierce c'ha una sfiga che non riesce a fare... un attacco decente. Oh, più di 150. Abbiamo fatto 147. Finalmente iniziamo ad essere sotto, diciamo, alla zona in cui ci troviamo. Nonostante abbiamo l'arma più forte del gioco. Comunque riusciamo ad equilibrare il gioco. Abbiamo sì l'arma definitiva del gioco. Sì, sì, sì. Ma nonostante questo, bracciale d'ossa. Persecuzione se usato. 117. Ok, non è male, però lui non può usarlo. 133. Così andrebbero a pari. Dai, saliamo di sopra. Eccoci qua. Allora, quello è uno shortcut molto probabilmente. Tu cosa sei? Un demone rosso. D'accordo. Super colpo. Bel colpo. L'aria lunare. Tre attacchi insieme non sono riusciti a tirarlo giù. 151, non l'abbiamo tirato giù, quindi devono avere come minimo 200 di difesa. Di vita, volevo dire, più che altro. Megiddo! Beh, Megiddo fa sempre la sua porca figura. E tra l'altro, a proposito di figura e porca, io il Pepe Fausto lo darei proprio a noi, che così spammiamo Megiddo il più possibile. Più che altro adesso come adesso siamo in svantaggio con Pierce, perché giustamente non può... non possiamo prendere gli altri oggetti oltre a questi che abbiamo adesso. Tieni la fune. Oh, devo aspettare che sia vicina, eh. Ecco a te. In teoria dovremmo bloccarla, tipo. Ottimo, così ora possiamo passare. Madonna, già un Pepe Fausto e abbiamo già tirato un altro Megiddo. Ci danno... 158, quindi non è neanche terribile. Vagabondo però. Mi sa che è una classe terribile per lei, vero? Però per il momento non è... è il meglio che possiamo darle. Con questo torniamo indietro.
E con questo proseguiamo. Ho l'impressione che su quello posso camminarci. Ottimo, avere quattro... buongiorno. Dicevo, avere quattro membri della squadra è tanta roba. Già adesso, soprattutto. Dunque, esatto, qui non ci posso salire. Fammi vedere solo una cosa. Se io faccio taglio, in teoria dovremmo fare danno base della magia, della psicoenergia. No, 207. Quindi taglio fa anche il danno dell'arma. È da capire perché certi attacchi fanno solo il danno magico, altri fanno danno misto. Tipo taglio, come avevo già detto l'altra volta, lo fa misto, ma dovevo controllare. Volevo controllare. Credo che probabilmente si scenderà dall'alto e cadremo di sotto. Vediamo. Ok. Allora, di qua si sale ancora, però, ovviamente, prima di proseguire, è sempre bene vedere cosa c'è nella stanza, che non si sa mai, sai, una cesta, un oggetto, non si può... E quel topino? Vedi che allora c'avevo ragione? Lo sapevo che su questi ci potevo salire, c'avevo ragione io! Lo sapevo. Solo su quelli rossi però, giusto? No, su tutti. Ci vai anche a pensare su una roba simile. Il problema è che finché il gioco non te lo permette di fare. Ma che poi non è niente di assurdo. È un semplice collegamento. Cioè, nel senso, basta anche solo aver giocato a un Mario, a un Mario Kart, e aver fatto la pista, quella del, come si chiama, dell'orologio, per sapere una roba del genere. Tac. Che bel premio del cacchio. Curiosità: se Pierce non può usare la lama solare, può usare l'ipnospada? Credo proprio di sì, esatto. Quindi Pierce è tizio da lama leggera o asce? Ottimo da sapere. Eccoci qua. Come mai tu sei tutto sbrilluccicoso? Comunque, martelliamo questo. Tac. Credo proprio che appena martelleremo anche l'altro, si spacca tutto, secondo me. Dunque, visto che il gioco stesso ci ha dato la possibilità di fare questa cosa, finalmente... proviamo un attimo a tornare indietro e vediamo se, come dicevo, possiamo in qualche modo, bravissimo noi che saliamo di livello, dicevo, andare da quella parte. Non credo. Allora, ipotizzo che appena facciamo saltare tutti quanti gli ingranaggi, secondo me abbiamo possibilità di andare di là. La butto lì. Tra l'altro noi possiamo ancora salire. Non ci avevo fatto più caso, è vero. Dunque... di qua però è solo via di ritorno. Quindi magari appena saltano tutti gli ingranaggi possiamo passare anche da quella parte. Come arriviamo da quella parte? Ah, beh certo, nel modo più semplice possibile. A volte la pensi sempre troppo complessa le cose, vero? Brava Jenna che sale di livello. Sempre la prospettiva ti frega in queste cose, eh? Vabbè. Comunque siamo arrivati all'altro punto dove dare un'altra bella martellata. Ovviamente questo era un vicolo cieco. Tra l'altro non ho visto a che livello è Pierce. 18, ok, quindi è in linea con tutti noi. Un'altra bella martellata. Stata clunch. Ah, si è proprio spostato. Io pensavo sarebbe saltato tutto invece. Quindi magari adesso tutti gli ingranaggi hanno il giro invertito. Sì, esatto. Prima questo andava verso di là, adesso... cioè, per voi era di qua, adesso invece è di qua. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi di qua non si passa. Dobbiamo vedere dove questo in giro inverso ora ci può essere utile. Quindi di sicuro sopra sì. Scusami un attimo, io proverei da qui. Proviamo a risalire sugli ingranaggi e vediamo... se ho ragione. Lo sapevo che avevo ragione. E lo sapevo che quello era quello sbagliato. Ah no, non è vero, è giusto, ottimo. Lo sapevo anche che dovevamo combatterlo. Va bene, va bene, va bene. Tanto, ascoltami. Abbiamo la vittoria garantita comunque. Non mi lamento. Bel colpo. Meteor colpo. Vinto? Ah, strano. Mi aspettavo la vittoria. Bastava tanto così. Probabilmente se l'avessimo colpito con un Megiddo vincevamo. Pam 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 pam.
Dunque, acciaio risucchia PS con un bacio. Se lo mettiamo a noi, ci aumenta le statistiche e niente più. Se lo diamo a lei, le aumentiamo le statistiche. Se lo diamo a lei, aumenta le statistiche. Se le diamo a lui, aumenta le statistiche. E direi di darlo a lui. Non tanto per cose, ma perché è quello con le statistiche più basse al momento. Dai, così lei facciamo full terra. E se lo diamo a noi, questo qua d'acqua, diventiamo valoroso. Attenzione, ci aumenta di un bel po' i danni. E apprendiamo salute, che cura tutti quanti, il che è ottimo. Tieni, tutto tuo. Beh dai, 4-3-3. E tra poco 4, perché c'è un digin di evento dove abbiamo lasciato prima, nel dirupo. Ottimo, ora che abbiamo salute, curiamo tutti molto più facilmente, risparmiando tempo, ma soprattutto psicoenergia. Saliamo finalmente di sopra e vediamo come prosegue. Quindi, come dicevo, questo si è girato dalla parte opposta. Questa è solo uno shortcut e via. Ah, ma guarda un po', la statua. Immagino di non doverla spostare io, immagino che c'è un meccanismo sopra prima, vero? Esatto. Concentratevi! Ah, venite, guardate! Andiamo a vedere. La Madonna, che primo piano! Tocatacabumba, zambamba. Presentiamo in dono il gioiello al Gran Gabomba! Che io sono abbastanza sicuro che alla fine quello che dovremmo fare è aprire la bocca, prendere l'oggetto, prendercelo noi e lui sarà bello che contento. Oh, Gran Gabomba, accetta questo umile dono! Vai! Ti imploriamo, Gran Gabomba, accetta questo gioiello! Io apro gli occhi. Guardate, il Gran Gabomba ha notato la luce del gioiello! E quello che noi vediamo è... Esatto, quelli che si accendono, ma che non arrivano fino in fondo. Niente, vai via. Ancora non va bene! Che cazzo! No, questa volta è sembrato quasi che potesse. Dobbiamo continuare! Tamburi! Più tamburi! Ecco come funziona. Se continuava a fallire perché il condotto che trasporta la sua psi energia è rotto, dovremmo ricomporre il condotto per far sì che completi la cerimonia. Non li aiuterò, Felix. Sono loro che hanno rubato la mia sfera ai Demadriani. Pierce, capisco che tu sia arrabbiato con loro, ma è il nostro interesse aiutarli. Pensaci, Pierce. Akabufu ha rubato la sfera per eseguire la cerimonia. Cosa credi che ne farà dopo della sfera? La vuole dare al Gran Gabomba. Quindi, se la cerimonia è successo, la pietra andrà nella statua. E noi siamo nella statua. Se la cerimonia è successo, potremmo riprenderci la sfera. Non voglio aiutare Akabufu, ma... Neanche a me va giù di doverlo aiutare, ma se possiamo risolvere così la questione... Hai ragione, Sara. Vediamo se riusciamo ad aiutarlo a terminare la sua cerimonia. Sembra che la carica elettrica debba passare tra questi blocchi. Se li spostassimo forse riusciremo a completare il circuito. Ah, ecco! Questi pannelli hanno delle frecce. Cosa significheranno? Osservando la direzione verso cui puntano, scommetto che ruotano i blocchi. Ma come mettiamo a posto i blocchi? Basta usare martello. Funzionerà? Dobbiamo osservare il percorso della psi energia e muovere i blocchi di conseguenza. Allora. Oh, la mia magia e il potere del capo stregone mi riempie. Conteremo fino a 20 e poi presenterò il gioiello al Gran Gabomba. Unite i cuori e danzate per il Gran Gabomba. Quindi, dobbiamo girare questo. Questo, in teoria, è questo che mi mette in dubbio. Allora, aspetta un attimo. Allora, aspetta. Prima, martelliamolo. Tac. Ecco qua. Ah, ecco. Prima dobbiamo martellare. E poi si girano. Solo che questo rimane invariato. Quindi, se questo gira, questo va su. Questo va su. Quello va giù. Questo ritorna indietro, ok. Credo che sia così, ci provo. Quindi questo in teoria va di qua. Tac, questo sale. Poi questo deve... Bravo, potevi aspettare ancora un po', no? Dicevo, questo va giù.
per forza, non ci sono altre direzioni. Più che altro non vedo qui. Cioè, in teoria questo dovrebbe salire e poi girare subito. Proviamo. Esatto, perfetto. Quindi questo blu è a posto. Dobbiamo girare ancora una volta questo e via. Ci siamo. Credo, spero. E l'unico circuito che non serve a nulla è questo qua. Proviamo, aspettiamo e vediamo. Perché in teoria questo va giù di qua. Però magari è nascosto dalla testa e non si vede. Dai però, quanto ci vuole. Oh, e finalmente. Allora, quello blu va. Siamo a posto. Andata. Mi apro. Guardate, il Gran Gabomba ha apprezzato il nostro dono. Vedete, gente? Finalmente, il Gran Gabomba mi ha accettato. Risponderò al suo richiamo. Entrerò nel Gran Gabomba. Attendetemi. La sfera nera dov'è? Ho visto che rotolava, ma... è arrivata di là e poi è rotolata lungo questa scanalatura nel terreno. È sparita nel buco? Sembra molto profondo. Riuscite a vedere? Pensate che possiamo raggiungerla? No, non riesco a vederla. È inutile. Adesso non vedrò più Lemuria. Sarò per sempre in esilio dalla mia patria. Un attimo, riesco a vedere una luce in questo buco. Una luce? Ci deve essere una stanza oltre questa statua. Chi? Chi siete? Cosa ci fate qui? Siete Kibombo? No. Allora cosa ci fate dentro il grande Gabomba? Siamo venuti a riprendere la sfera nera che ci hai rubato. Credete davvero che ve lo permetterò? Ehi, attento a ciò che dici. Senza di noi non saresti qui. Cosa vuoi dire? Perché dovrei credervi? Sono Akafubu, il prescelto, il capo stregone di Kibombo. Senti, bello. Vieni che ti faccio vedere, cretino. Vedi? È grazie a noi se sei qui, stronzo. Lo sappiamo, abbiamo visto la tua energia magica arrivare. Vedi questo canale che corre per la terra? Ecco, vedi, corre fino a lì. Ma il circuito era interrotto in questo punto. Così noi l'abbiamo riparato, perché la tua energia magica arrivasse. Ma se tutto questo è vero, perché? Perché mi avete aiutato? Speravamo che la cerimonia finita, potevamo riprenderci la sfera. Ah, quindi avete preso la sfera? Andate dunque, non c'è altro che vi trattenga. Non abbiamo preso la sfera. È rotolata lungo il canale ed è caduta nel buco. Abbiamo visto una luce, quindi deve esserci un'altra stanza oltre il muro. Un'altra stanza? Non lo so. Fatemi vedere. Ah, ecco, tieni. Potrei essere in grado di riprendere la sfera. Credi che Akafubu intenda davvero ridarci la sfera? No? Io credo di sì. Credo che ci riderà ciò che ci ha rubato. Pensavo che Akafubu fosse malvagio, ma sbagliavamo tutti. Non si può mai dire, Sara. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo credergli, forza. Andiamo, Felix. Io non mi fido. Mi dispiace, ma se ci dobbiamo fidare di tutti... non so. Ho seguito le istruzioni di Oeya e sono entrato nella stanza finale. Diceva che se avessi raggiunto questa stanza sarei diventato il capo stregone. Ma cosa devo fare qui per diventare il nuovo capo stregone? Non so. Prima parliamo con lui. La sfera è nelle mani della statua di fronte a voi. Andate e prendetela. Ok, per un attimo pensavo mi avrebbe detto fermo. Giovane capo stregone, hai superato la prova. Hai trovato questa stanza. Chi parla? Esatto. Sembrava provenire dalla statua del Gran Gagomba. Ridicolo. Akafubu, la tua magia è forte. Ora sei degno del titolo di capo stregone. Ecco la piuma e la veste simbolo della tua posizione. Tan-ta-ta-tan. Akafubu, da oggi in poi sarai conosciuto come il capo stregone di Kibombo. Ce l'ho fatta! Finalmente sono il capo stregone! Finalmente! Sì! E c'è ancora una cosa che devo darti.
Akafubu, sciocco frettoloso, dovevo farti ancora un dono, sei andato via troppo presto. Voi, ditemi. Sì, voi che mi guardate. Ho una magia di Akafubu di cui avrà presto bisogno, ma non è ancora pronto. Ho ponderato e deciso che questa magia non la darò a nessuno per ora. Dite ad Akafubu che se vuole questa nuova magia dovrà guadagnarsela. E io? Che ci guadagno? Se Akafubu non migliora le sue abilità magiche, non otterrà mai il nuovo potere. Questo potere non sarà suo finché non cessa di vivere solo per sé, e comincerà a vivere anche per il bene degli altri. Ditegli così. E se la dessi a noi, questa magia? Cosa vuoi dire? Voglio dire, noi potremmo ottenere il potere prima di Akafubu? Il potere può essere di chiunque, ma solo Akafubu non ha la forza di guadagnarselo. Ah, quindi possiamo! Forse se deve competere per questo potere si concentrerà e prenderà sul serio i suoi doveri. Ma prima che facciate ciò, dovete portare ad Akafubu il messaggio che vi ho detto. Naturalmente, non ci sogneremo mai di imbrogliarlo. Gli riferiremo quanto ci hai detto. Seguite il sentiero e troverete una caverna. Ma ora lasciatemi riposare finché non debba di nuovo nominare un capo stregone. E la pietra? Felix, prendi la preziosa sfera di Pierce. Tan 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 tan. Felix dà la sfera nera a Jenna. Felix, hai un'idea di cosa sia davvero il Gran Gagomba? No. Non lo sai neanche tu? Allora non sono così sciocco. Ma questa magia del capo stregone non assomiglia alla psinergia? Non sarebbe bello se potessimo mettere noi le mani su quel potere? Non c'è stato bisogno di molto convincimento, Felix? Non c'è bisogno che lo dica. Avremo bisogno di ogni psi-energia che incontreremo. Sia come sia, Felix, siamo moralmente obbligati a portare il messaggio a Gagomba. Di Gagomba. Dobbiamo rispettare la parola data a Gagomba. Solo allora potremo tornare nella stanza del Gagomba per reclamare ciò che vogliamo. Ma il sentiero è lì, dove cazzo vai? Porta il messaggio di Gagomba da Akafubu. Il sole è già sorto quando Felix finisce. Bene, questo è tutto. Avete dimostrato di essere uomini virtuosi venendo qui a consegnare il messaggio, grazie. Cosa c'è da ringraziare? Se mi avessero fermato mentre uscivo dal Gran Gagomba non sarebbe successo niente. Cosa? Se fossi stato più paziente non saresti andato via così in fretta. Ma padre, questa gente vuole rubare la magia del villaggio, dovrebbe essere mia. Mia, quel potere dovrebbe appartenere a me. Sarò io a ricevere la magia del Gran Gagomba, vedrete. Figlio mio, devi ancora crescere, sembri un uomo, ma agisci come un bambino. Vedete come si comporta quando è nervoso? Non ascolterà niente di quello che gli dirò ora. Per oggi credo che ne abbia avuto abbastanza. Capisco. Immagino che sia tempo di partire. Dopotutto il nostro viaggio è appena iniziato, c'è tanto da fare. Quindi dovrò tornare quando dovrò tornare? Ah, stupido ragazzino. Penso di non poter fare molto altro, immagino. La lingua è fuori, certo, quindi posso rientrare più facilmente, ma immagino che dovremo attendere. Immagino di non poter fare molto altro se non dover attendere qui. Vorrei però vedere il negozio. Hai la bacchetta del gelo che fa un bel boost di danno, mica male. La darei ovviamente a lei, nonostante a Jenna sarebbe un bellissimo boost. Sarebbe 211 di attacco, mica male, però tieni. Vediamo se il bastone che aveva Sara prima è utile a Jenna. Sì, direi decisamente di sì. Quindi prenditi la ipnospada, grazie. Vediamo se hai qualcos'altro di raro, ma ne dubito. D'accordo, quindi Pierce al momento è al meglio della sua forma. E dunque credo di non dover fare nient'altro qui, a parte provare a derubare la gente che c'è qui. Vediamo cosa c'è. Ottimo.